Edifici crollati, vittime, terrore, blackout. Dopo il sisma di ieri, oggi intorno alla mezza è stata registrata una scossa di magnitudo 6.4 in Croazia. L'epicentro è stato individuato a 44 km dalla capitale croata, nella città di Petrinja, e localizzato a una profondità di 10 km. I media regionali parlano di gravi danni, feriti e macerie ovunque. Crollati anche l'ospedale e un asilo. La sede del governo invece è stata evacuata e per precauzione è stata fermata una centrale nucleare in Slovenia, interrotta l'elettricità e le linee telefoniche. La Croazia è stata poi attraversata da uno sciame di scosse minori. Si tratta del sisma più forte mai registrato nel paese e che è stato avvertito anche lungo la costa adriatica, da Trieste all'Abruzzo, così come in altre città. Milano, Bologna, Padova e Verona. Vibrazioni e lampadari ondeggianti anche dalla provincia di Pesaro Urbino fino a San Benedetto del Tronto. Tante le segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Questo video ci è stato inviato dall'ingresso della cancelleria del giudice di pace nel centro storico di Senigallia. Diversi poi sono i messaggi pubblicati sui social, come quello del presidente Francesco Acquaroli, che in un post sul profilo Facebook ha scritto: «Sono drammatiche le immagini. Al popolo croato e alle realtà colpite esprimo forte vicinanza da parte della comunità marchigiana. Non si segnalano danni a cose o persone nella nostra regione, già pesantemente colpita dal sisma di 4 anni fa. Vale.